Io sono figlio di questa Napoli qui, io sono figlio di una Napoli oggi vincente. Io devo dire che la mia Napoli oggi è vincente. Vedete il gioielliere, no? Il gioielliere è un ragazzo che il papà avrà avuto la mia stessa vita. Ed è bellissimo vedere un ragazzo come il gioielliere andare a Sanremo, venire qua a riempire San Paolo 3 giorni. È una cosa meravigliosa per me. Perché il gioielliere non è mio figlio, è mio nipote. Cioè io posso essere un nonno il gioielliere, non un padre. Perché io un padre, no, io posso essere un nonno. E sono molto felice di questa nuova canzone napoletana. Io sono felice, certo, bisogna lavorarci. Napoli deve approfittare di questo. Cioè la canzone napoletana sta diventando di nuovo fortissima, non che non lo era più prima. Però da quando è finito il Festival di Napoli, diciamo Napoli è stata abbandonata a se stessa, lottiamo per questo, aiutateci a far tornare a Napoli il Festival di Napoli. Bisogna fare quello. Per questa musica nuova che sta arrivando, c'è il Nilo d'Angelo di questo genere sicuramente, cioè niente, perché ha una parlata, diciamo, una parlata popolare, bella, genuina. Non so se è un poeta, perché nemmeno io lo sono, nipote. Dire la parola secondo me, è poeta, è una parola. Però hanno inventato qualcosa, ragazzi. Quando si inventa qualcosa bisogna avere rispetto. Io ho rispetto per questi ragazzi, per questi giovani. Chissà, un giorno magari fra 10 anni, non lo so, mi diverto con loro. Se mi chiedono una canzone a me, non so ci scrivere. Cioè, in quel genere io non sono bravo a scrivere quella cosa là. Però devo dire, se c'è Richard Capriore, no. Maurizio, perché insieme a Nino ha organizzato questo grande evento. Io sono figlio di sudditi che hanno sofferto e soffrono ancora, quindi re non mi piace, la parola re non mi piace, mi può non piacere la parola re, non mi piace. E poi io sono figlio del popolo, sono figlio della gente semplice, io voglio essere uno che esporta i sentimenti delle persone semplici, quello voglio essere nella mia vita, non voglio essere altro, ho avuto già tanto dalla vita, veramente ho avuto tantissimo. Questo ha fatto tutto. Oggi nel mio quartiere mi hanno fatto un murales, ma voi ci pensate, un murales non l'hanno fatto a me oggi, giustamente l'hanno fatto a lui, perché lui ha subito l'ingiustizia. Lui è stata la più grande ingiustizia della musica italiana e oggi se ne sono resi conto molti, molti, ma molti di loro. È stata un'ingiustizia, senza conoscere che cosa cantavo, la gente mi giudicava il caschetto, giudicava, invece no, io riempivo i teatri, io andavo in Germania, in Francia, in Svizzera, non ne parlava nessuno, mi divertirete tantissimo e soprattutto ci saranno tante canzoni belle, ci sarà anche qualche canzone magari che non è degli anni 80, assolutamente, però perché mi serve per copione. Il mio è uno spettacolo, non è solo, non vuole essere solamente un concerto. Per cui questo è, insomma, festeggiare Nino d'Angelo degli anni 80.